Dice Alexis Tsipras, candidato per il partito della sinistra europea alla presidenza della Commissione UE nelle prossime elezioni europee, l'euroscetticismo è colpa di PPE e PSE che sostengono non ci sia un'alternativa all'austerità. Ma allora ci chiediamo quale alternativa concreta ed efficace per l'austerità. Ne parliamo con Marco Furfaro, candidato della lista Tsipras nella circoscrizione del centro. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, ci aiuti un po' a capire qual è la proposta alternativa della lista Tsipras per l'Europa, alternativa a questo punto anche a quella del PSE. Sì, quando il PSE ovviamente abbraccia le larghe intese anziché fare politiche di cambiamento, è evidente che nascono i populismi. Guardi che Marine Le Pen, i vari Salvini, anche Grillo, non nascono perché promettono il sol dell'avvenire, ma nascono quando le persone sono disperate, magari senza lavoro, senza un reddito, e non vedono nella buona politica e nel buon governo qualcosa di utile. Purtroppo, se posso fare un esempio, sì, anche in quella speranza socialista di Hollande che aveva abbracciato le politiche di austerity, poi arriva il primo Marine Le Pen che passa a dirti che la colpa è del tuo vicino di casa, del precario che ti ruba un'ora di lavoro e dello straniero che ti ruba la casa popolare, e trasforma quella disperazione in rabbia. Lì deve intervenire la politica, il cambiamento, la buona e l'alternativa. Per questo dobbiamo cambiare i trattati europei e dare un'alternativa alle politiche di austerità. Perché, ci aiuta ad entrare un po' nel dettaglio. Esatto. Che significa cambiare i trattati europei? Sappiamo che non è qualcosa di così semplice come, non so, proporre una legge o abrogarne un'altra. Ecco, per cambiare i trattati europei ci vuole insomma un accordo di tutti i paesi, della maggioranza dei paesi membri, ed è un iter molto lungo. Ecco, accanto a questo dove si può agire? Ci aiuti un po' a capire qual è la proposta. Guardi, della vostra però, lista. Però sfatiamo questo mito per cui la politica ha dei tempi biblici. La politica quando vuole fa anche le cose qui ed ora. Io sono stato 4 anni in Europa a lavorare in Parlamento Europeo. Quando la politica voleva intervenire, interveniva. Ma c'è un punto, guardi, se c'è qualcuno che vuole convincere questo paese e quest'Europa che quelle politiche hanno portato benessere, occupazione, crescita delle imprese, io sono favorevole per andare avanti. Mi sembra che non la lista l'altra Europa con Tsipras, ma il Fondo Monetario Internazionale, la Banca d'Italia in Italia abbia detto che la precarizzazione del mondo del lavoro ha nociuto alle imprese, alla produttività. Cioè non è solo un argomento di sinistra, è che questa Europa sta crepando, facendo impoverire un ceto medio, perché ha messo in campo delle politiche che si sono rivelate sbagliate in questi anni. Certo. Furfaro, però questa lotta contro l'austerità ormai in realtà è un po' un tema che accomuna tutti i partiti, tutte le forze politiche, non c'è nessuno che ancora insiste, sì, perlomeno in maniera... Sì, in campagna elettorale accomuna tutte, cioè, dove le sta forze la grana politiche, allora? E dal giorno dopo continua a fare... Perché, guardi, mi viene da sorridere quando sento che vogliono un'altra Europa. Noi siamo in Europa in cui dei trattati, tra l'altro inseriti anche nella nostra Costituzione, mi riferisco al pareggio di bilancio, impediscono due cose. La prima è di investire, fare investimenti pubblici, non per dare il lavoro a pioggia o per fare lo Stato assistenzialista, ma per dare una visione al Paese, per cogliere delle sfide della modernità, alla riconversione ecologica. E dall'altra è di ridistribuire risorse. E però questo o si mette in discussione dei trattati, il patto di stabilità che impediscono follemente ai comuni di poter investire, e anche quando hanno i soldi in tasca, in cassa, dei trattati che impediscono agli stati nazionali di poter dare lavoro, mettere un po' di soldi al servizio delle imprese, i trattati che mettono in campo una banca centrale europea che è l'unica follia al mondo che può prestare alle banche private ma non agli stati nazionali. Sì. Guardi, chi si candida a cambiare l'Europa abbia almeno il coraggio di dire che si cambia a cambiare i trattati europei, altrimenti è qualcosa che rimane una sola ipocrisia. Le posso dire un'ultima cosa? Sì? In questo paese in cui non si dice sempre che non ci sono i soldi, ci dovrebbe essere una classe dirigente italiana che dovrebbe spiegarci, di centrodestra e di centrosinistra, perché al 31-12 del 2013 c'erano fermi 29 miliardi di fondi europei che rischiano di tornarsene indietro. Certo, non che non certo. abbiamo avuto accesso, ma che abbiamo ottenuto e che una classe dirigente non sa spendere. Insomma, ci vuole un po' più di coerenza, di competenza, anche di serietà. Certo, oltre al cambiamento dei trattati che lei ci dice essere la priorità, un po' la condizio sine qua non, lista Tsipras che va in Europa, quali priorità ha? Ci faccia un esempio di 3-4 priorità, 3-4 battaglie che la vostra lista porterà avanti.
Allora, la prima è il reddito minimo garantito europeo e il salario minimo garantito europeo, perché c'è in alcuni paesi, ma non possiamo, guardi, questo mi verrebbe da dire ce lo chiede l'Italia, perché sì, siamo l'unico paese in cui, pensi, in Germania c'è un salario minimo garantito di 8,50 euro, in cui l'opposizione di sinistra se ne lamenta perché è troppo basso e noi non ce l'abbiamo nemmeno. Certo. Siamo l'unico paese insieme alla Grecia a non avere un reddito minimo garantito, però serve per questi due fattori, servono per armonizzare i diritti del lavoratore e per fare un welfare universale, per dire alle persone che anche quando inciampano vengono lasciate sole ovviamente in balia degli eventi, perché è questo che sta anche allontanando le persone dalla politica, si certo, sentono sempre più povere e disperate, non vedono più nemmeno quello stato sociale che era un vanto per l'Europa, e sono due condizioni essenziali. E la terza, direi che l'Europa o prova a ripartire da investimenti in formazione, ricerca, in innovazione, e il diventare un'Europa politica significa anche armonizzare dei diritti che per esempio questo paese non ha, anche se ci allineassimo alla media dei paesi europei, questo nostro stanco paese uscirebbe dal medioevo dei diritti civili, degli investimenti in formazione e ricerca, in cui siamo penultima in tutta Europa. Certo. Senta Furfaro, gli italiani non conoscono, molti italiani, non tutti assolutamente, alcuni italiani non conoscono bene la lista di un'altra Europa per Tsipras, appunto. Ci aiuta a capire dove si colloca nel Parlamento europeo? Siete vicini al PSE? Siete vicini ai movimenti di Grillo? Che tipo di consonanze ci sono con gli altri partiti italiani, in questo caso, che ovviamente appunto portano avanti la loro campagna per l'Europa? Guardi, dispiace un po' che a pochi giorni dalle elezioni europee siamo uno dei pochi liste e partiti che indica il nome del Presidente della Commissione europea, cosa che dovrebbero fare, come chiede il Parlamento europeo, per la prima volta nelle elezioni europee tutti i partiti nazionali, cosa che non fanno. Infatti non saprei dirle su Grillo, perché non so né dove si siederà né chi appoggia a livello europeo. C'è una grande ipocrisia per cui si gioca sulla pelle degli italiani in una campagna tutta italiana, quando c'è in ballo il destino e le vite di tutti noi attraverso le politiche europee. La lista Tsipras si colloca a sinistra ed è un'alternativa, è il voto utile, se può permetterlo, sì, alternativa alle larghe intese, per non fare in modo che ci sia un'Europa che ancora una volta faccia diventare anche quella parte progressista di sinistra, i socialisti, i verdi, la sinistra europea, che metta in campo una coalizione che possa finalmente cambiare l'Europa e costringa anche il Partito Socialista a non abbracciare le larghe intese del Partito Popolare Europeo, perché è esattamente quello che ha determinato questa Europa della precarietà, e dall'altra parte, in un'altra perfetta seconda faccia della medaglia, che dà luogo al populismo, ai razzismi, alle persone che la loro disperazione si rifugiano anche in un nazionalismo becero. Serve la buona politica e serve un'altra Europa, e la lista Tsipras si candida esattamente per essere un'alternativa che vuole governare l'Europa in modo radicalmente diverso da come è stato fatto negli ultimi anni. Furfaro, ieri a Bruxelles è stato arrestato uno degli esponenti della lista Tsipras, Luca Casarini, insieme ad altri 240 manifestanti di altri paesi, di altri movimenti politici. Il candidato alle europee per la lista Tsipras, che tra l'altro è anche esponente del movimento No Global, ha preso parte ad una protesta contro il trattato transatlantico fra Unione Europea e Stati Uniti. Va detto che tutti sono stati poi rilasciati nel pomeriggio. Allora le chiederei di ascoltare insieme a noi un breve estratto dell'intervento raccolto da alcuni organi di stampa, da alcune televisioni proprio lì a Bruxelles. A parlare è Luca Casarini. Questa lobby, la più grande lobby del continente, che si riunisce oggi appunto attorno all'obiettivo di costruire business, di intensificare ancora di più le politiche liberiste di attacco ai beni comuni per trasformarli in profitto sostanzialmente, è direttamente responsabile poi del fatto che questa Europa che conosciamo è in balia sostanzialmente di una dittatura finanziaria, delle banche, della troica, e attaccano il salario, attaccano le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, e l'obiettivo è precarizzare il più possibile il lavoro, e questo è uno dei motivi che fa di questo summit una cosa abbastanza vergognosa. Tenete conto che questi signori hanno al loro servizio 30.000 lobbisti che lavorano fissi, diciamo, attorno al Parlamento europeo, proprio per influenzare diciamo così, il Parlamento europeo nella produzione di leggi che vadano verso questo loro obiettivo, che è quello: meno diritti, anzi niente diritti, tutto profitto,
e ricchezza concentrata nelle mani di pochi a scapito di un impoverimento che ormai è generalizzato in Europa. Sono anche le politiche dell'austerity queste, per cui è evidente che insomma questo summit è qualcosa di antidemocratico che decide sulle nostre vite e bisognerebbe segnalarlo, come stiamo cercando di fare, nonostante la polizia. Bene, il riferimento era al summit di Business Europe, l'associazione degli industriali dell'Unione Europea. Il candidato, appunto, Casarini ha toccato diversi argomenti, Furfaro, ma parliamo del trattato transatlantico fra Unione Europea e Stati Uniti che dovrebbe favorire i commerci. Perché Tsipras lo osteggia? No, innanzitutto c'è un problema di democrazia, perché non è che Tsipras lo osteggia, nessuno sa di cosa stiamo parlando, perché questo trattato è tenuto segreto anche ai parlamentari europei. E abbia pazienza, mi sembra qualcosa di molto scandaloso il fatto che un parlamentare europeo che rappresenta i cittadini europei, che è stato eletto per anche dar seguito a delle istanze per valutare quello che succede, è fatto sopra la testa di coloro che dovrebbero rappresentare la democrazia. Cioè non c'è stata una discussione interna al Parlamento sui contenuti di questo trattato? Assolutamente, sono segretati al momento i contenuti del trattato, nemmeno i parlamentari europei ne hanno accesso. Non solo, da ma è prevista la consultazione prima del voto, prima di del fatto che questo trattato venga siglato? Al momento non si sa assolutamente chi firmerà questo trattato, se sarà un trattato internazionale che passerà dai singoli stati, ma i contenuti ne sono segretati, nemmeno il Parlamento europeo. E quello però che viene fuori dalle indiscrezioni è che si cerca di fare un accordo tra Stati Uniti ed Europa in cui, anziché l'Europa influenzare gli Stati Uniti per portare in alto il diritto alla salute, cioè in tutto quello che sono gli scambi commerciali, avere anche dei requisiti che hanno contraddistinto in questi anni l'Europa relativamente alla qualità del cibo, alla qualità dei materiali che vengono trattati, il rischio addirittura è il contrario. Le posso fare un esempio da quanto vengono fuori da alcune indiscrezioni, che il pollo, mentre in Europa non viene trattato con ammoniaca e cloro, a differenza degli Stati Uniti, perché è ritenuto pericoloso, si sta facendo un accordo per cui possa essere importato, perché ovviamente ha dei trattamenti che costano molto meno. Ora, al di là della banalizzazione di questo piccolo aspetto, però che però è emblematico, certo. Esatto, il problema vero riguarda da una parte la democrazia e dall'altra il merito del trattato, cioè credo che sia giusto e necessario che i cittadini europei, che loro che le rappresentano, abbiano diritto a poter criticare, vagliare, sostenere, promuovere o anche ostacolare un trattato a seconda del merito che lo distingue. Non è più possibile che ci siano degli organismi che sopra la testa delle persone decidano della loro vita. Questo non può essere consentito nell'anno 2014, non siamo nel Medioevo. Furfaro, torniamo all'Italia. Lei proprio sul sito della lista Tsipras nei giorni scorsi si è espresso decisamente contro il decreto lavoro che è stato appena approvato dal Parlamento, un decreto che però, va detto, costituisce solo un anticipo del più ampio Jobs Act, che troverà poi completezza con il disegno di legge delega che è ancora allo studio. Ecco, perché su questa fase iniziale, che riguarda in maniera specifica i contratti a tempo determinato e l'apprendistato, la lista Tsipras, lei in particolare, ritiene che non sia una norma valida, appunto una riforma efficace? Guardi, perché non lo ritengo solo io, ma un paese intero. Faccio un esempio in più: c'è uno studio della Banca d'Italia che qualche settimana fa ha detto che la precarizzazione del mondo del lavoro in questi anni non ha portato un singolo posto di lavoro in più, ma anzi ha danneggiato le imprese. Tre giorni fa un istituto internazionale, che è, come puoi immaginare, ben lontano da quello che penso io, cioè il Fondo Monetario Internazionale, ha detto che il problema dell'Italia non è la competitività dell'Italia, non è non è il costo del lavoro, ma è la mancata innovazione. Sì. E per questo il problema dell'Italia non è assolutamente l'ulteriore precarizzazione, ma semmai trovare il modo di investire in nuovo lavoro, di investire. Oggi le imprese di questo paese, le fabbriche, la Lucchini che spegne l'altoforno, l'Ansaldo Preda, non falliscono perché c'è un contratto precario in più o meno da dare, ma anzi falliscono perché non c'hanno investimenti, perché in questi 20 anni la politica le ha lasciati sole. Questo sicuramente riguarda il capitolo degli investimenti, però di misure possono favorire l'accesso al lavoro? No, assolutamente no, perché guardi, ma
Io non so in che paese vive Matteo Renzi. Io conosco un paese che se va in un bar, in una strada, in una piazza, incontra un ragazzo di 20 anni quanto una persona di 50, quello può accedere tranquillamente al lavoro se l'impresa ha un'ora da dare, perché esistono 45 contratti precari che ti disegnano addosso, ti stabiliscono un'ora di lavoro e poi ti mandano a casa come se niente fosse. Il problema di questo paese non è la mancata flessibilità del mercato del lavoro, che come riconosce tutta Europa oggi è eccessiva. Il problema di questo paese è che il lavoro non c'è più, non so di cosa si sta ulteriormente liberalizzando. Guardi, le faccio l'ultimo esempio: la riforma Fornero, che era stata tacciata per fare gli sgravi sull'apprendistato, i benefici e dare un'ulteriore precarizzazione al mercato del lavoro. Un anno dopo i dati ci hanno detto che c'erano 360.000 disoccupati in più e non un posto di lavoro in più nel mercato del lavoro. Quindi è qualcosa che non funziona e da anni lo testimoniano i dati, non è che lo dice solo la lista La Trova con Tsipras. Certo, ecco, però lei osserva, sì, mancano i posti di lavoro, quello però è un capitolo su cui investire da un altro fronte, parlando proprio degli incentivi alle imprese, eccetera. E nel disegno di legge delega sono previste invece anche altre misure per la stabilizzazione dei lavoratori. Si parla della reintroduzione di quella forma contrattuale di cui si era parlato poi nei mesi scorsi, per cui probabilmente anche Matteo Renzi è stato eletto come segretario del Partito Democratico, cioè i contratti a tutele progressive che in qualche modo pian piano favoriscono la stabilizzazione. Lei che pensa di queste altre misure? Possono comunque compensare in qualche modo? Perché lei diceva si mancano i soldi per avere posti di lavoro, però quello è un altro tipo di dinamica, di ambito di azione. Sì, però non capisco perché la priorità è la precarizzazione del lavoro e mai gli investimenti. Io ho conosciuto Matteo Renzi qualche settimana fa, come tanti di voi, che diceva che in pochi mesi sarebbero arrivati 800.000 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione sarebbe calato del 3% e che avrebbe investito nel made in, nelle rinnovabili, nella riconversione ecologica. Lo faccia, i soldi in questo paese ci sono, perché sono usciti dei dati che dicono che ci sono 10 persone che detengono 75 miliardi di euro, cioè quanto. Ma quelli sono però proprietà private, sono soldi privati. Sì, però io credo che in un paese in cui il tasso di povertà arriva a toccare 18 milioni di persone, forse poter parlare di patrimoniale e ridistribuire un po' di risorse, visto che sono accresciute le disuguaglianze e ci sono pochissimi che si sono arricchiti, perché l'1% di questo paese detiene il 16% della ricchezza nazionale. A fronte di un tasso di povertà che è raddoppiato, forse potremmo ridistribuire un po' di soldi, darle in mano alle persone che non ce l'hanno e utilizzarle per investire il lavoro, perché così crescono tutti, perché a un certo punto anche le imprese possono, i grandi finanzieri, quando non c'è più lavoro, e questo va a cascata per tutti, non c'è qualcuno che si arricchisce e qualcuno si impoverisce. Sì. Senta, gli sconti sull'IRPEF, questi 80 euro che arrivano in busta paga, sono una offesa agli italiani, sono una nullità o in qualche modo possono comunque essere importanti per qualcuno? Ma si figuri, guardi, io sono contento invece che sono stati dati 80 euro almeno a un pezzo del mondo del lavoro, i lavoratori dipendenti, e quindi va benissimo quando ci sono misure di ridistribuzione del reddito. Certo è che evidentemente in questo paese, se ci fosse un reddito minimo garantito, forse sarebbe meglio e anche più equo, perché andrebbe a finanziare, a dare una mano ai disoccupati, ai precari, alle partite IVA, ai lavoratori autonomi, cioè a tutti coloro che sono sotto la soglia di dignità, cioè la soglia di povertà. Quindi va benissimo gli 80 euro, si può fare di più anche uscendo, basta volerlo, la politica può farlo tutto. Il reddito minimo garantito ci sta in un paese come il Portogallo, che ha meno abitanti di noi, ha vero, sì, meno abitanti di noi, ma anche un PIL 10 volte inferiore al nostro ed è grande quanto, certo, un PIL quanto il Lazio, insomma. Furfaro, un'ultimissima, sì, domanda. Il caso Electrolux, allora, la politica lo ha salutato come un grande successo, perché a differenza di quello che è accaduto in altri casi, per esempio Fiat, che ha fatto scelte diverse, con l'accordo siglato nei giorni scorsi, Electrolux non diciamo viene meno lo spettro della delocalizzazione in Polonia, come era appunto previsto, dei tagli agli stipendi degli operai, della riduzione delle ore di lavoro. Quindi in qualche modo, diceva ieri il ministro Guidi, è stato un grande successo, perché tutti hanno messo sul tavolo la loro moneta, sindacati, operai, imprese, governo, e si è trovato un accordo per tenere in Italia tutti i centri della Electrolux. Però da parte della lista Tsipras vengono dei commenti anche negativi, ci sono delle perplessità rispetto a questo accordo che riguardano in particolare gli operai della catena di montaggio. Perché voi non siete completamente soddisfatti di questo accordo? Guardi, quando si salvano dei posti di lavoro ovviamente abbiamo tutti un riscontro positivo, però
non è che possiamo non far finta di notare che comunque pagano anche coloro, tutti gli attori che lei ha nominato che si sono messi d'accordo, non è che stanno tutti sullo stesso piano, c'è la povera gente, ci sono invece delle imprese, degli attori che hanno forse un potere contrattuale abbastanza, molto più grande di quanto possono essere coloro che lavorano alla catena di montaggio, che ricordo tornano a casa la sera con la schiena spezzata. Si tratta di persone che se perdono il lavoro perdono una vita praticamente, e credo che in questo la politica purtroppo ha segnato un fallimento. Bene che si sia intervenuti, bene che si intervenga, però è altrettanto vero che in questo paese tutte quelle fabbriche sono state lasciate sole da troppo tempo e c'è bisogno di un grande piano industriale, di una politica industriale. Non significa costruire fabbriche, ma significa che lo Stato finalmente riesce a mettere le mani e a dare una visione a questo paese, reindirizzando i posti di lavoro, traghettando e riconvertendo le industrie, però che non si può lasciare ogni volta i lavoratori a dover protestare e intervenire sempre dopo, certo, quando i lavoratori stessi sono costretti a cedere qualcosa, e credo che non sia giusto, anche se è meglio che perdere il lavoro sicuramente e mantenerlo anche con un po' meno di salario, ma non mi faccio dire che è giusto. Certamente questi sono auspici condivisibili. Allora, grazie a Marco Furfaro, a candidato della lista Tsipras nella circoscrizione del centro. Buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci.